sono Edoardo Filippetti, socio dell'Associazione Terra Verde, associazione che si occupa da ormai 18 anni di artigianato artistico e recupero sociale di soggetti svantaggiati. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo iniziato delle avventure di riqualificazione urbana grazie alla possibilità di arredare parchi in periferie segnalate dal Comune di Bologna attraverso il metodo di scuola cantiere. Nel caso specifico, l'arena che vediamo qui dietro di Parco Pasolini è un progetto che, di riqualificazione di un luogo in realtà emblematico e importante per Bologna, al centro appunto dell'urbanizzazione del Pilastro e resa ancora più interessante dalle opere di Zamboni fatte agli inizi degli anni Ottanta. Il nostro intervento, come spesso accade, è un intervento di reinterpretazione dei luoghi, quindi quando arriviamo cerchiamo di capire quale è la preesistenza, come reinterpretarla e aggettivarla con degli arredi in ceramica e con delle piattaforme in legno. Il tutto viene realizzato dai ragazzi appunto di Terra Verde, che sono ragazzi segnalati dai servizi sociali, provenienti da flussi migratori. E con loro iniziamo un'esperienza proprio di quella che chiamiamo artigianato artistico. In laboratorio cominciamo a costruire degli oggetti, dei semilavorati, che poi saranno utili per l'arena. E, diciamo, l'idea di fondo della scuola cantiere è quella di evitare una scuola che poi si chiuda in se stessa all'interno delle aule appunto della scuola stessa, ma che sia utile per un intervento di riqualificazione urbana. Quindi tutto quello che viene prodotto dai ragazzi poi viene riportato in un contesto urbano. E questo è il caso del progetto di quest'anno, in cui adesso qui è possibile già vedere una prima rimodellazione del terreno che ci è servita per preparare la base del cantiere per i ragazzi, dalla quale sorgeranno sostanzialmente tre ambiti di arena, di concerto. Il palco verrà rimesso in ordine, sarà ampliato e si affaccerà su tre appunto ambiti distinti, uno per musica acustica, un altro per musica più, diciamo, rock fra virgolette, quindi sarà lasciato nel caso della seconda arena maggiore spazio antistante al palco per permettere di ballare e di stare prossimi appunto anche alla scena teatrale. E la terza arena, quella più grande, che ospiterà circa 400 persone, è per concerti di più ampio respiro. L'inaugurazione avverrà a giugno e stiamo cercando di capire se coinvolgere anche il teatro comunale, quindi con un evento di opera lirica, un qualcosa di abbastanza importante.